La Roma, se vince il derby, è quarta in classifica all'inizio del girone di ritorno. Occhio a Pinamonti da Zaniolo, ancora Pinamonti! Andrea Pinamonti! Fischia tre volte il direttore di gara, Roma che vince il derby, Roma che scavalca la Lazio in classifica. Finisce 1-1, Lazio che batte il Brescia e torna a più 1. 3-0 Roma, Roma in finale, si affronterà la Juventus che ha battuto anche al ritorno la Lazio e quindi Juve-Roma il 20 maggio sarà la finale di Coppa Italia. La Lazio perde contro il Milan, non solo c'è un sorpasso clamoroso perché a pari punti la Roma è messa meglio. Finisce così, finisce 1-1, la Roma è in finale di Champions League. La Lazio vince, l'Inter perde a Torino. Siamo terzi in classifica. Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, benvenuti in questa quarta parte della serie in cui vi racconto la mia carriera. Certo, questo è un episodio un po' particolare in realtà, perché non vi racconto nulla, ce lo viviamo insieme. Però non poteva essere altrimenti, perché come vedete accanto a me avremo tre finali praticamente. Due sono finali a tutti gli effetti, perché c'è la Juventus per quel che concerne la Coppa Italia e il Real Madrid per quel che concerne la Champions League, quindi una finale proprio al Cardiopalma. Peraltro un saluto a Rudy Zlatan, l'ultima volta che abbiamo preso il Real Madrid in una finale abbiamo perso. Era il derby e noi eravamo l'Atletico, Atletico abbiamo eliminato in semifinale. Vi ricordate tutto perché vi parlo della carriera su FIFA 19. In mezzo c'è un'altra partita che è l'ultima di campionato e per noi è una finale, perché abbiamo due risultati su tre, ovvero pareggio e vittoria, perché se perdiamo non siamo in Champions League, o meglio non dipende più da noi, nel senso che poi se Inter e Lazio vincono ci scavalcano, però comunque sia noi dobbiamo fare il nostro contro il Milan e conquistare l'obiettivo stagionale. Per carità, se vinciamo la Champions League, come l'anno scorso che abbiamo vinto l'Europa League, di diritto siamo in Champions anche l'anno prossimo, però vogliamo arrivarci con le vie tra virgolette legali, senza scorciatoie, che poi scorciatoie fino a un certo punto, vincere la Champions non è che sia una passeggiata, ma su FIFA 20 è più semplice che vincere un campionato. Prima di partire vi ricordo, come faccio sempre, di commentare qui sotto raccontandomi una vostra carriera o continuando a raccontarmi una vostra carriera, che vedo che sotto gli scorsi episodi lo state facendo man mano che escono i miei, va avanti la vostra avventura e me la raccontate, e poi ovviamente seguitemi su Instagram come vedete qui in basso e naturalmente iscrivetevi al canale. Detto questo, partiamo. Forza ragazzi! Non esistono finali di primo o secondo livello, non importa se tra tre giorni ci sarà il Milan o se tra una settimana il Real Madrid in finale di Champions. È Juventus-Roma da sempre, una gara che regala mille motivazioni, anche se si tratta di amichevole. E se poi stasera in palio c'è un trofeo, quello della Coppa Italia, non va assolutamente sottovalutata. Questo è il tabellone che state vedendo e che ha portato a questa serata a queste due squadre che si sono già affrontate quattro volte in questa carriera nelle ultime due stagioni, due proprio qui allo Stadio Olimpico, ed entrambe le volte ha vinto la Roma. Diamo anche un'occhiata a quelle che sono le formazioni, partendo da una Juventus che è stata beffata dal Milan in questo finale di stagione, perché aritmeticamente non può più competere per lo scudetto che appartiene ai rossoneri già campioni in carica. FIFA non ci aiuta con i nomi, ma si tratta chiaramente di Szczęsny in porta, poi difesa composta da Sergi Roberto e Chiellini, riconoscibili gli altri due un po' meno, centrocampo con Rabiot, Bentancur e Rakitic, e poi tridente pesantissimo perché ci sono Dybala, Ronaldo e il numero 9 che piano piano andremo anche a riconoscere all'interno di questo match. Roma che risponde con Paulo Lopez tra i pali, la novità difensiva è Alexander Kolarov e non Kieran Tierney, che parte dalla panchina semplicemente perché Kolarov si ritirerà al termine di questa stagione, quindi naturalmente vuole alzare un trofeo stasera da pieno protagonista. È tutto pronto però per il calcio d'inizio, sul pallone c'è e lo tocca Cristiano Ronaldo, è cominciata la finale di Coppa Italia, il primo big match e subito errore da parte di Chiellini, il primo pallone recuperato dalla Roma con Kolarov,
che sbaglia però tutto. Attenzione al regalo per Neres. Deve rincorrerlo Mancini. Corre il 9 che entra in area. Mancini gli risposta. Palla interna. Spinazzola chiude. Brivido però il primo della finale con una Roma che è partita molto disordinata. Sergio Roberto con l'esterno per Rabiot. Cerca spazio. Va da Ronaldo che ha un buon destro. Mancini si è immolato e Roma che può anche ripartire in contropiede con Florenzi che ha visto Zaniolo. Juventus scoperta, corre Nick, al centro Dzeko, la porta Zaniolo, fino in fondo e calcia in porta Szczęsny. Dzeko da due passi in posizione più regolare che mai mette in porta il gol dell'1-0. È avanti la Roma dopo 20 minuti con la firma del bosniaco, del cigno di Sarajevo, per il più facile probabilmente dei suoi gol in questa stagione. Juventus 0, Roma 1. Uno contro uno, vuole Pellegrini, da Zielinski, zona tiro, Zielinski in porta, respinge Demiral, Juventus in difficoltà, Roma che fa paura e recupera ancora con Zaniolo che scalcia su Demiral, poi Szczęsny su Dzeko, ancora Zaniolo, confusione pazzesca, ma la palla non è entrata. Lascia il pallone a Rabiot, che apre su Dybala dimenticato, può crossare da lì, occhio al 10, a rimorchio, Paulo Lopez, che aspetta un rimorchio, lo trova in Florenzi, ha una prateria il capitano e può prendere tutto il campo. Kluivert dalla parte opposta, Dzeko dentro, palla per Edin, Szczęsny. Pellegrini a ripiegare, palla fuori per Dybala che infila da Rabiot, Paulo Lopez, ancora lui. E quindi possesso Roma con la solita decisione nel non allontanare, ma la Juve lascia dei buchi pazzeschi e questa volta c'è Kolarov a spingere, al centro Kluivert, è stanco Kolarov che prende comunque il fondo, arriva sul fondo, crossa per Dzeko, papera clamorosa della Juventus in difesa, raddoppia la Roma ancora con Edin, 2-0 al 62esimo e questa volta l'errore più che di Szczęsny è stato di un difensore, forse Chiellini, che era sicuro di controllare quel pallone. Vediamo un po' il cross di Kolarov, Chiellini la lascia lì e chiaramente Szczęsny non se l'aspetta. Alza testa e pallone, va da Dybala. Al centro c'è Ronaldo, Dybala dal fondo vorrebbe trovare lo spazio per il cross, lo effettua adesso Paulo Lopez stavolta male. Rabiot calcia su Spinazzola e poi gol della Juventus con Rodrigo Bentancur. Paulo Lopez era ancora a terra, Smalling non è riuscito a salvare quella zona. E Juventus che rientra immediatamente in partita. Uscita pessima di Paulo Lopez questa volta. Pessima. Chiellini, altro lancio. A cercare sempre Neres. Cross al volo, deve uscire Paulo Lopez che non si fida della presa. Allunga il pallone in calcio d'angolo. Roma che adesso si difende. E fuori clamorosamente Ronaldo. Juventus arrembante, Roma che si deve chiudere, partita che finisce, siamo campioni, vinciamo contro la Juventus, buona la prima di tre, doppietta di Dzeko nel primo e nel secondo tempo, inutile il gol di Rodrigo Bentancur che ci ha messo paura sì, ma è stato un gol regalato da una Roma praticamente perfetta questa sera, una Roma che più che mai fa capire quanto di buono avrebbe potuto fare in questa stagione, perché si batte comunque la seconda classificata. Noi siamo al momento terzi, però con prospettiva anche di quinto posto, quindi insomma siamo terzi da due settimane. È stata una stagione impegnativa, non troppo positiva in alcuni momenti, però è stata una stagione che più che mai, ribadisco, ci ha regalato vittorie importanti. In questa competizione abbiamo battuto le due squadre più forti del campionato, il Milan in semifinale, la Juventus in finale, convincendo entrambe le volte. E quindi sarà che loro non erano molto concentrate in Coppa Italia, mentre noi sì. E infatti Florenzi alza la Coppa come l'anno scorso aveva fatto con l'Europa League, decisivo il suo gol ai quarti contro l'Inter che ci ha regalato la semifinale e poi naturalmente ci ha permesso di sognare in grande. Una Roma, dicevo, che quest'anno si è regalata una stagione particolare e altalenante, ma comunque molto positiva se poi si pensa alla finale di Champions League, a questa competizione vinta e a quell'obiettivo primario che è la qualificazione in Champions, che è comunque a portata di mano più o meno, perché adesso c'è il Milan e quindi va bene festeggiare, lo facciamo per qualche secondo, poi ancora una volta testa bassa e pedalare perché c'è Milan-Roma e quindi prepariamoci. Milan dei Marziani per un record storico, la Roma di Marconi per la Champions League.
gli ultimi 90 minuti della stagione all'interno di uno scenario epico, la Scala del Calcio, San Siro. Buonasera e benvenuti, è la 38esima giornata di Serie A, è Milan contro Roma, ci sono volti noti e storici come vedete, ma c'è anche una cornice di pubblico stupefacente per questo rush finale del campionato. Il Milan ha già vinto il suo scudetto, la Roma invece il suo teorico vuole vincerlo stasera. Mettetevi comodi e preparatevi, prepariamoci a questa gara che ha dell'impossibile, quello che a noi piace. Poi apre verso Çalhanoğlu, altro cross verso Piontek, Tierney non si sa come, ma l'ha presa lui. Occhio che c'è campo per un der dimenticato questa volta da Theo Hernandez. Torna sul mancino, crossa verso Dzeko che la prende di testa, la mette al lato però. Dalla parte opposta, attenzione che la Roma è scopertissima, c'è Kessié in possesso, va dentro Piontek, Smalling, che recupero su Kessié. Milan 0, Roma 0, in questo momento andrebbe bene, quantomeno per il quarto posto. In questo momento la Lazio sta pareggiando e l'Inter sta vincendo. Sfida Tierney, in buca, bene per Paquetà, attenzione all'area di rigore, arriva il pallone dentro, Sanchez sulla linea, un salvataggio pazzesco di Renato Sanchez, che tiene lo 0-0 e la Champions League. E Milan che può addirittura ripartire in contropiede, in bucata per Folland che punta Pau Lopez, corre Folland, esce Pau Lopez e gli porta via il pallone, coi tempi giusti il portiere spagnolo Zielinski, è solissimo a sinistra Tierney e può arrivare sul pallone, tocco per Under in posizione questa volta regolare, quindi la mette ancora per Dzeko, ancora per Dzeko che arriva di testa e mette in porta il gol che forse vale la Champions League e soprattutto il terzo posto che sembrava irraggiungibile fino a qualche settimana fa. Cioccolatino di Under, testa di Edin, terzo gol di fila, è lui il mattatore assoluto di questo finale di stagione, di queste tre finali, o almeno due, poi vedremo contro il Real. Sono due minuti di recupero, c'è Suso fino in fondo, potrebbe crossare, sterza e crossa col destro, benissimo, perché sì che arpiona il pallone, non c'è spazio per calciare, sempre che sì, poi un uomo a terra ma non è successo nulla. Comunque Benasser, al limite, calcia e pareggia la partita. Al 92esimo arriva il gol dell'1-1. Proprio all'ultimo secondo del campionato pareggia il Milan e adesso quello che sappiamo è che comunque siamo in Champions League, non sappiamo se da terzi o da quarti. Finisce così chiaramente la partita, esulta comunque la Roma perché il risultato è quello che volevamo, è uno dei due che volevamo, insomma, pareggio vittoria. Abbiamo rischiato di vincere in casa dei campioni d'Italia, alla fine abbiamo pareggiato e sta di beffa, però adesso ripeto, capiamo cosa hanno fatto Inter e Lazio, perché da qui non cambia nulla, insomma è soltanto una soddisfazione personale, un piazzamento migliore in campionato, ai fini del discorso qualificazione non cambia assolutamente nulla. L'Inter ha pareggiato e la Lazio anche, con il pareggio della Roma restiamo terzi e quindi daje così. Molto molto bene, Roma che si qualifica comunque sia in Champions League e quindi quella contro il Real Madrid sarà un pochino la finale premio e il finale premio di questo episodio e di questa stagione. FIFA per noi non è mai stato un semplice gioco, ma un universo. Un universo parallelo nel quale emozionarsi. Dietro ad ogni finale, vinta o persa, si nasconde gioia o dolore. E quella finale me la ricordo bene, come quasi sempre ero lì con te. Doveva essere l'ultima battaglia che per una serie di circostanze ha dato ragione al Real. Ha fatto male, certo, così come fa male non poter essere lì con te oggi a raccontare questa nuova sfida. Ma il tempo, lo sai, ha l'animo nobile. La sofferenza di oggi sarà la forza che ci spingerà a raggiungere grandi risultati un domani. Quel dolore, mischiato alla voglia di riscatto, ritrovalo dentro di te. Tiralo fuori e vinci. Dai, Efe. Un antico proverbio recita: la vendetta è un piatto che va servito freddo. Se così fosse, potrebbe essere questo il momento giusto.
Il 10 novembre 2019 perdevamo quella che sarebbe dovuta essere l'ultima partita delle carriere. Era una finale contro il Real Madrid. Oggi non è importante quanto siano forti loro, perché sappiamo di esserlo anche noi. Oggi conta vincere, o almeno dare il cuore per provarci. Dal Volksparkstadion di Amburgo è la finale di Champions League. È Real Madrid contro Roma. Buonasera e benvenuti. È la notte più importante di questa stagione. È la notte regalo, la notte premio, ma la vogliamo onorare al massimo. Per onorare quello che è stato un cammino davvero sublime, con risultati sorprendenti, le due vittorie contro il Manchester City, passare quel girone che comunque sia poteva nascondere delle insidie che poi si sono rivelate anche tali, e poi il quarto di finale, la maturità, prima il Tottenham, poi l'Atletico, stasera un'altra spagnola in terra tedesca, la spagnola più blasonata della storia del calcio, il Real Madrid. L'inno lo state sentendo, lo avete sentito, e allora prepariamoci a vivere una notte che comunque andrà, sarà indimenticabile. La concentrazione sul volto dei nostri, Florenzi con la fascia al braccio, come 12 mesi fa, quando in una finale di una coppa leggermente meno blasonata, l'Europa League, che comunque abbiamo onorato, alzava il trofeo dopo i calci di rigore contro lo United. Questo è il Real Madrid con un 4-3-3, con quel tridente Asensio, Son e Hazard. Attenzione anche al centrocampo, che è composto da nomi importanti. Attenzione a Courtois, che farà il massimo per impedirci di segnare. Courtois peraltro un ex atletico. Tre diffidati in casa Roma, ma conta poco. C'era un diffidato in semifinale ed è Mancini, che infatti non sarà di questa finale, così come Verschkaren, che ha concluso la stagione in anticipo per l'infortunio. C'è Kolarov, che conclude la carriera al termine di questo match. È tutto pronto, tocca il pallone Son, è cominciata la finale, è cominciata Real Madrid-Roma. Justin Kluivert, occhio a Zielinski senza palla, è andato profondo e viene servito, in mezzo c'è Zaniolo, la porta il numero 8, rincorso da Pogba, Zielinski al cross, c'è la chiusura, palla buona per Florenzi, destro su Varane, arriva anche Kluivert, ancora Varane, Roma pericolosa al minuto 12, il primo squillo è di stampo giallorosso. C'è Florenzi rimasto solo a sinistra, l'apertura è per il capitano che arriva sul pallone, tacco geniale per Dzeko all'interno dell'area, difende il pallone e poi viene spinto e calcio di rigore. È calcio di rigore e giallo per Varane, che ha tenuto per la maglia Edin. È rimasto comunque in piedi Dzeko, eppure il direttore di gara ha fischiato il penalty. Prima gigante occasione della finale. C'è il capitano. In corsa Courtois, battuto non benissimo il rigore da Florenzi, che però sognava qualcosa di diverso, sognava di spiazzare Courtois, ha scelto un angolo, contava poco il resto. Bravo Thibaut Courtois. Parte Florenzi dalla bandierina per Zielinski, pallone ancora verso Courtois che la rialza sopra la traversa. Bisogna insistere, il rigore era generoso e abbiamo contraccambiato il favore alla Real Madrid. Adesso però non dobbiamo più perdonare. Ancora Florenzi verso Zaniolo, la prende De Vrij. Arriva il tocco per Son. Pogba, Son. Centralmente Pellegrini prova a chiuderlo, ancora Son, tanto campo. Son in buca, Pau Lopez, ed era comunque fuori gioco. Era comunque fuori gioco. Tutto fermo, ma Real pericoloso. Questo tanto perché, se abbiamo un rigore anche generoso, dobbiamo segnarlo contro questi avversari. Riparte Son, l'ex City tiene il pallone, lo lascia lì, Spinazzola ringrazia, Roma che può ripartire con la corsa del 37. Florenzi aspetta rinforzi, va dentro Zaniolo, visto e servito, mandato praticamente in porta. Corre Zaniolo, lo rincorre Ceballos, Zaniolo! Zaniolo! 30 minuti, avanti la Roma! Stavolta non perdoniamo! Contropiede perfetto, Florenzi per Zaniolo e ci andiamo ad abbracciare. Siamo avanti noi, col destro vincente del 22. È un gol pesantissimo, forse il più pesante della sua stagione. Con il destro, il piede debole, ha centrato l'angolo giusto. È un gol che Nicolò sognava in questa serata.
Lui che assieme a quest'altro signore con la fascia che lo sta abbracciando è uno dei più positivi. E primo tempo in archivio, Real 0, Roma 1, per il momento, siamo avanti noi. Spinazzola parte senza palla, il tocco invece per Kehrer, Kluivert a sinistra, Kehrer si avventura, rischia di perderla, non la perde, va da solo, bene in verticale, poi Dzeko, da Zaniolo, sinistro, Courtois, Mendy a far correre ancora De Nazar, è veloce, più di Spinazzola, dalla parte opposta Asensio è solo, arriva il cross, Smalling, Mendy, manovra insistita della Real, poi Son, si gira e la mette a lato. 88 e 42, va Pogba nel mucchio, colpo di testa sul fondo di Varane, 2 di recupero, resisti Roma, Hazard per Ceballos che può correre, Pellegrini su di lui, sempre Ceballos a tenere il pallone, un assedio quello del Real Madrid, palla dietro, Florenzi deve chiudere, Pogba la meglio col fisico, mette il cross, Son di sponda, siamo oltre 2 di recupero, dovrebbe fischiare l'arbitro, arriva il cross, Pellegrini in copertura, resiste poi a Ceballos, sempre Pellegrini, è finita, la Roma ha vinto, la Roma è campione d'Europa e l'esultanza di Florenzi dice tutto, vendetta è stata fatta, la rivincita ce la siamo presa col gol di questo signore qui, di Nicolò Zaniolo, del più forte di questa squadra, senza alcun dubbio, il giocatore che è cresciuto di più, è il giocatore che fin dal primo giorno ha regalato perle ed è migliorato di giorno in giorno, di settimana in settimana, e adesso questo momento ve lo lascio vivere senza parlare, senza la solita retorica, a voi, perché stasera voglio che prendiate un po' tutti, qualche una bottiglia, quello che volete, e che l'alziate, come sta per fare Ale, che ha sbagliato un calcio di rigore, ma conta poco, smetto di parlare. Parlando tra amici, tra colleghi, se vogliamo, quest'anno c'è una diceria. È più facile vincere la Champions League che il campionato. E forse è vero, è la sensazione che ho avuto nelle ultime 2 stagioni. Siamo arrivati sesti il primo anno vincendo l'Europa League. E siamo arrivati terzi il secondo con uno splendido rush finale vincendo la Champions e la Coppa Italia. Forse è vero che si soffre di più all'interno di una stagione rispetto ad una competizione così, perché le prime corrono tanto, Milan e Juventus hanno fatto tantissimi punti in questa stagione. Ebbene, fatemi sapere, perché per quanto mi riguarda potrebbe anche finire qui, ma se volete partiamo con la terza stagione e io continuo a raccontarvi la stagione che avrà come obiettivo, non so se da parte della società ma sicuramente da parte mia, il titolo, lo scudetto. È questo il nostro obiettivo, che su FIFA 20 sembra impossibile, ma a noi le sfide piacciono.